Bentrovati su Zone d'Ombra e siamo a 25. Questo è il 25esimo video che questo canale dedica al file Warren. Significa che per più di 6 mesi abbiamo parlato dei coniugi che sono probabilmente i più noti investigatori del paranormale del XX secolo. La loro storia, intrisa di casi inquietanti e misteriosi, ha catturato l'immaginario collettivo e ispirato film, libri e dibattiti accesi sul mondo dell'occulto e continuano a suscitare dibattiti anche tra i commenti sotto i video di Zone d'Ombra. In tanti mi avete chiesto di esprimermi riguardo a loro e al quesito che da decenni continua a dividere coloro che credono nella buona fede di Ed e Lorraine Warren e coloro che invece pensano che si tratti solo di abili contraffattori che sono riusciti a creare un business sulle spalle di poveri malcapitati. E allora, Ed e Lorraine Warren sono eroi del paranormale o solo squallidi truffatori? Cominciamo. Non so perché, e del resto leggendo i commenti sotto i miei video non ho mai visto nessuno fare questo parallelismo, ma vi dirò la verità. Io adoro Ed e Lorraine Warren per una cosa in particolare, perché da sempre mi ricordano i protagonisti di una serie TV degli anni 90 che mi ha tenuta per anni incollata allo schermo e che probabilmente ha anche contribuito a fare nascere e crescere in me l'amore per tutto ciò che riguarda il paranormale. Parlo di X-Files. I più giovani di voi forse non conoscono questa serie, ma sono certa che in tanti invece la ricorderanno. Ecco, Ed e Lorraine Warren, io li ho sempre considerati la versione reale di Fox Mulder e Dana Scully, i due agenti dell'FBI che in X-Files, ricordate, indagavano su tutto quanto accadesse di paranormale. E non è un caso se ho voluto chiamare la playlist dei video dedicati ai due coniugi proprio il File Warren. Fatta questa premessa, dopo 24 video dedicati a loro, e se non li avete visti tutti, trovate la playlist al termine di questo video, dopo 24 video dedicati a loro, credo che ormai l'unica cosa che non vi ho rivelato su Ed e Lorraine sia il numero di scarpe che portavano. In un video precedente vi ho detto che ormai li conosco quasi meglio dei miei veri nonni. Ma questo non significa che quello che dirò in questo video vada preso per oro colato, perché io come voi non li ho mai conosciuti e non ho neanche mai assistito alle loro investigazioni. Però un'idea sulla genuinità delle loro affermazioni e delle loro investigazioni me la sono fatta. E oggi non vi dirò se io penso che siano stati eroi o truffatori, ma vi fornirò gli strumenti per farvi una vostra idea, anche perché so, avendolo letto nei commenti, che tanti di voi credono ciecamente in Ed e Lorraine, mentre altri sono decisamente scettici. E non è mio compito dare ragione né agli uni né agli altri, ma far sì che davanti a fatti oggettivi ognuno possa farsi una sua idea. Nel corso dei video dedicati ai loro casi più celebri mi sono sempre limitata ad esporre come sono andate le cose, come sono state condotte le investigazioni di Ed e Lorraine, cosa hanno detto di aver trovato nelle varie case infestate o come hanno detto di aver rilevato possessioni di persone o oggetti. Ma oggi vi rivelerò anche il rovescio della medaglia e mi sembra giusto, perché dopo averli osannati per 24 video, adesso voglio anche alzare il velo su ciò che invece non mi è andato molto giù riguardo alle loro investigazioni. Iniziamo dal caso più famoso, quello della bambola Annabelle, che non starò qui a ripetervi perché Zone d'Ombra le ha dedicato un intero video che trovate quassù nel caso ve lo siate perso. Comunque, nonostante Annabelle sia diventata un'icona del terrore, specialmente dopo la sua apparizione nella serie cinematografica The Conjuring e anche nello spin-off Annabelle, tuttavia
molti critici e studiosi del paranormale mettono in dubbio la veridicità della storia, sollevando anche interrogativi sulla natura delle investigazioni dei Warren e sulla versione fornita da loro. Perché? Innanzitutto per la mancanza di prove verificabili, e questa è una costante delle investigazioni dei Warren. La storia di Annabelle si basa quasi interamente su testimonianze verbali dei Warren e delle ragazze coinvolte, senza che ci siano mai state prove fisiche oppure una documentazione che possa supportare i dettagli più straordinari e roboanti di questa vicenda. Eppure i Warren hanno affermato di aver raccolto prove durante la loro indagine, come fotografie oppure registrazioni. Però nessuna di queste è mai stata resa pubblicamente disponibile oppure analizzata da esperti indipendenti. Potete cercare ovunque, io l'ho fatto, e vi assicuro che non è possibile trovare neanche una foto che supporti la storia narrata dai Warren sulla bambola Annabelle. E comunque, non stiamo parlando di cose tangibili, giusto? Parliamo di paranormale, un campo in cui è difficilissimo portare delle prove concrete, quindi ok, ci può anche stare che non ci siano prove tangibili. Ma a parte questo, non possiamo negare che la storia di Annabelle ha goduto di un'enorme popolarità grazie ai film e ai libri associati ai Warren. E questo ha portato alcuni a ipotizzare che il caso sia stato esagerato o fabbricato per scopi commerciali. E c'è anche altro. Il fatto che la bambola Annabelle sia stata esposta per anni nel museo dei Warren con tanto di biglietti d'ingresso a pagamento ha rafforzato nei critici la convinzione che il caso sia stato in parte sfruttato per scopi commerciali. La stessa teca in cui la bambola è conservata presenta all'esterno degli avvisi come pericolo non aprire, che contribuiscono a mantenere vivo il mito e la curiosità attorno ad Annabelle. Ma c'è ancora altro, perché alcuni punti della narrazione dell'episodio presentano incongruenze. Le testimonianze delle persone coinvolte come Donna ed Angie non sono mai state del tutto verificate. Inoltre i dettagli su cosa accade esattamente con la bambola variano a seconda della fonte, aumentando ancora di più il sospetto che alcuni elementi della storia siano stati modificati nel tempo oppure abbelliti per rendere il racconto più sensazionale e più fruttuoso economicamente, aggiungerei. Ma quello di Annabelle non è l'unico caso indagato dai Warren che mi lascia perplessa. Prendiamo ad esempio Amityville, e anche stavolta vi lascio qua su il link del video di Zone d'Ombra dedicato proprio a questo caso. E sì, anche uno degli episodi di presunta attività paranormale più noti al mondo, diventato tra l'altro una pietra miliare nella carriera dei Warren, ha sollevato numerosi dubbi. In tanti hanno messo in discussione non solo la veridicità degli eventi, ma anche il ruolo stesso svolto dalla coppia. E intanto vi ricordo che anche su Amityville è stato girato un film, dal momento che dopo il massacro avvenuto nella casa, i nuovi proprietari, i Lutz, hanno raccontato di porte che si aprivano e chiudevano da sole, strane figure di demoni, odori sgradevoli e la presenza di un'entità maligna che tormentava i residenti. E sono proprio queste affermazioni che diedero vita al celebre libro The Amityville Horror e ai numerosi film che poi lo seguirono. Comunque, uno dei momenti più noti dell'indagine dei Warren è la famosa fotografia che ritrae un bambino spettrale che appare in uno degli scatti realizzati durante la loro visita. La vedete qui. Questa foto, secondo i Warren, era la prova della presenza di spiriti maligni all'interno della casa. Eppure, molti critici e investigatori sostengono che gran parte della storia raccontata dai Lutz e successivamente dai Warren sia stata esagerata o addirittura fabbricata per ottenere pubblicità e profitti. William Weber, l'avvocato di Ronald DeFeo, il precedente abitante della casa che massacrò la sua stessa famiglia, ammise pubblicamente di aver collaborato con gli Lutz
per inventare parti della storia paranormale al fine di vendere il libro e aumentare l'attenzione mediatica. Weber dichiarò che la storia fu, tra virgolette, una bufala ben orchestrata. A questo aggiungiamo che non furono mai fornite prove concrete che potessero supportare in modo definitivo le affermazioni dei Warren. La famosa fotografia del bambino spettrale, ad esempio, è stata contestata da alcuni come un semplice errore di esposizione, oppure si pensa che fosse addirittura una persona reale, probabilmente uno dei figli di una delle squadre di investigatori presenti nella casa. E poi c'è il fatto che il libro The Amityville Horror abbia avuto un enorme successo commerciale ed è stato seguito da una serie di adattamenti cinematografici, il che ovviamente ha alimentato l'idea che il caso fosse stato sfruttato per fini finanziari. Uno dei casi più criticati, soprattutto alla luce di informazioni rivelate di recente, è quello della possessione di Ernie Johnson. E se ne sapete poco, vi lascio qui su il link del video dedicato da Zone d'Ombra a questa vicenda. Il caso di Ernie Cheyenne Johnson, noto anche come il caso di Il diavolo me lo ha fatto fare, è indubbiamente uno degli episodi più controversi nella carriera dei Warren. Questo evento ha portato all'unico processo negli Stati Uniti in cui la difesa ha cercato di utilizzare la possessione demoniaca come motivo di non colpevolezza per un crimine violento. Sebbene il caso abbia affascinato il pubblico e sia stato ampiamente mediatico, ha anche sollevato non pochi dubbi sulla credibilità delle affermazioni fatte dai Warren, sulla legittimità delle loro indagini, ma soprattutto sulla genuinità delle affermazioni di possessione demoniaca. Alcuni esperti e critici del paranormale hanno accusato Ed e Lorraine di aver esagerato o addirittura fabbricato le prove per promuovere se stessi e ottenere pubblicità. Come sempre, anche stavolta parliamo di mancanza di prove, ovvero mancanza di documentazione affidabile che provi l'effettiva possessione demoniaca sia di Ernie Johnson che di David Glazer. Sebbene i Warren affermino di aver assistito a eventi soprannaturali durante l'esorcismo di David, non esistono registrazioni video o altre prove concrete che possano confermare tali affermazioni. Inoltre, molte delle persone coinvolte nella vicenda hanno espresso opinioni contrastanti. La bomba è scoppiata, anche se con qualche anno di ritardo, quando Netflix ha reso pubblico un documentario sul caso, dal titolo The Devil on Trial, Processo al Diavolo. In questo documentario, alcuni membri della famiglia Glazel hanno sostenuto la versione dei Warren, mentre altri l'hanno smentita, accusando gli investigatori paranormali di aver manipolato i fatti per i loro interessi. Di più, nel documentario, uno dei protagonisti della vicenda narra che la prima volta che Warren hanno messo piede in casa di David Glazel, hanno suggerito velatamente al ragazzino come effettivamente si comporta una persona posseduta, cosa che matematicamente David ha iniziato a fare dopo quell'incontro. Insomma, sono tanti i critici che accusano i Warren di aver sfruttato la vulnerabilità di una famiglia in difficoltà per costruire una narrazione sensazionale che alimentasse la loro fama e soprattutto che procurasse loro soldi. Anche il caso riguardante la famiglia Perron pone dei dubbi. Sull'infestazione della loro casa indagarono i Warren e proprio su questo caso si basa il primo film della saga The Conjuring, che tanto ha riempito le tasche dei Warren, dei produttori e di chiunque abbia ruotato intorno alla realizzazione del film. Bene, Lorraine ha raccontato che entrando nella casa dei Perron per la prima volta ha avuto una delle sue intuizioni, facendo il nome di Bathsheba Sherman, una donna ritenuta una strega dalla tradizione locale. Beh, Lorraine disse che sentiva che a perseguitare la famiglia Perron era proprio Bathsheba, che era vissuta in passato nella casa dei Perron e che la reclamava dalla tomba.
ma in realtà studi successivi svolti proprio in conseguenza del clamore suscitato dalla vicenda hanno rivelato che Bathsheba Sherman non solo non era una strega, ma neanche abitava in quella casa, anzi aveva la sua dimora molto lontana dall'abitazione dei Perron. Quindi mi chiedo, perché Lorraine avrebbe dovuto sentire proprio la presenza di quella che in quegli anni era ancora considerata come una strega malvagia, ma in realtà, come si è scoperto in seguito, non lo era affatto. E poi dobbiamo parlare del poltergeist di Enfield, uno degli episodi più famosi di attività paranormale che ha scosso la tranquilla periferia di Londra alla fine degli anni 70. Lo so che mi ripeto, ma quassù trovate il link del video di Zone d'Ombra proprio sul poltergeist di Enfield. Ed e Lorraine Warren si recarono a Enfield durante il culmine degli eventi. Sebbene non furono coinvolti fin dall'inizio, il loro contributo al caso è spesso oggetto di discussione. Lorraine, una medium chiaroveggente, e Ed, un demonologo, furono convinti che la casa fosse infestata da forze maligne e che Janet, una delle ragazzine che abitava in quella casa, fosse sotto l'influenza di un'entità demoniaca. Durante le loro indagini affermarono di aver riscontrato prove tangibili di attività paranormale, sebbene molte delle loro conclusioni fossero controverse. Uno degli aspetti più affascinanti del coinvolgimento dei Warren è la loro ferma convinzione che dietro il poltergeist ci fosse una presenza malvagia, in netto contrasto con altri investigatori che suggerivano invece che gran parte del fenomeno fosse il frutto di una mistificazione da parte di Janet. I Warren rimasero fermi nella loro posizione, affermando che non si trattava solo di un poltergeist, ma di una manifestazione demoniaca. Uno dei punti più dibattuti riguardo al caso di Enfield si trova proprio alla radice. Si discute infatti addirittura sulla sua autenticità. Mentre ci sono numerose testimonianze, foto e registrazioni che documentano gli strani avvenimenti, molti scettici ritengono che Janet e i suoi fratelli abbiano orchestrato gran parte degli eventi per attirare l'attenzione dei media. In effetti, Janet stessa ha ammesso in seguito che in alcune occasioni avrebbe esagerato gli eventi, ma ha sempre insistito sul fatto che la maggior parte di ciò che accadde fosse reale. Comunque, che la storia fosse reale oppure no, anche su questo caso venne girato un bel filmetto, The Conjuring 2, che ha raccontato la versione degli eventi secondo i Warren e che fece finire un bel po' di dollaroni nelle loro tasche. Questi erano i casi più famosi e controversi trattati dai Warren, ma io aggiungerei anche uno dei casi più recenti trattati da Zone d'Ombra e molto poco o per niente conosciuto, quello del Carousel Garden, l'albergo infestato, e anche stavolta vi lascio il link del video quassù. Di questo caso si è parlato durante un'intervista fatta ai coniugi dal genero dei Warren, Tony Spera, intervista a cui ha partecipato anche il proprietario del Carousel Garden. Dopo una mezz'ora buona trascorsa a parlare di fantasmi, globuli luminosi, rumori, apparizioni e quant'altro, ci sentiamo dire da Ed e Lorraine che no, questo albergo, che ovviamente ricordo è ancora in attività, beh, questo albergo non è pericoloso, perché gli eventi paranormali che vi accadrebbero non sono originati da forze maligne, con tanto di invito a recarcisi per poter godere di un'esperienza paranormale in tutta sicurezza. Ora, scusate, non so cosa ci vedete voi, ma io qui ci vedo una pubblicità bella e buona, e anche spicciola, se mi permettete, fatta da Ed e Lorraine all'albergo. Magari sono io che sono una malpensante, però, ma. Ora, alla fine dei giochi,
Questi sono solo alcuni degli argomenti che nel corso di questi mesi che ho trascorso a indagare sui Warren mi hanno suscitato dubbi, insieme al fatto che Ed e Lorraine abbiano sempre e pubblicamente dichiarato di aver indagato su almeno 10.000 casi. 10.000 casi! Ragazzi, non basterebbe una vita intera per indagare su 10.000 casi. Però, c'è un però, c'è l'altra faccia della medaglia, ovvero è impossibile per me come per voi affermare con certezza che Lorraine in realtà non fosse una sensitiva né una chiaroveggente. Non lo so, non l'ho conosciuta e non mi posso esprimere. Però sul fatto che Ed fosse un demonologo riconosciuto dalla Chiesa Cattolica, beh, questo è certo e mi fa riflettere perché non credo che il Vaticano ci metta la faccia, tra virgolette, per appoggiare un ciarlatano. Quindi, sicuramente Ed e Lorraine, come si dice dalle mie parti, ci hanno mangiato sui casi che hanno investigato. Ma è anche vero che, a quanto sembra, non percepivano compensi per le loro prestazioni e per le loro investigazioni. Quindi, al di là dei soldi ricavati dai biglietti venduti per entrare nel loro famosissimo Museo dell'Occulto, che pure erano parecchi, data la fama del museo, ma al di là del ricavato dei biglietti, come avrebbero dovuto vivere questi due? Probabilmente hanno pensato bene di fare delle loro investigazioni un business, magari pompando un pochino gli avvenimenti per renderli un po' più a effetto e un po' più commerciali. Poi, se davvero le infestazioni fossero reali, se davvero le possessioni ci fossero, se davvero Lorraine era una sensitiva, amici, alzo le mani, perché ovviamente io, come tutti gli altri, non posso darvi certezze. Però, dopo aver rivoltato i Warren e il loro museo in ogni verso per ben 6 mesi, adesso direi che è giunto il momento, per zone d'ombra, di lasciarli riposare in pace e di chiudere il sipario sul file Warren. Ma non temete, perché l'appuntamento del martedì con i Warren verrà sostituito con un argomento altrettanto interessante. Ma questa è una sorpresa che scoprirete solo martedì. Alla prossima!